Associazione Generale Cooperative Italiane, Casa Artigiani, CIA, CLAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Lega Coop, CGL, CISL, UIL e UGL lanciano un appello alla Regione chiedendo lo stop al finanziamento da 1,5 milioni di euro per il progetto Campus Ricerca e Alta Formazione del noto chef stellato di fama internazionale Nico Romito. Scelta incomprensibile quella di attingere un importo di tale rilievo dai fondi destinati al microcredito, afferma ma Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. È stata una misura sbagliata nel metodo, nel merito e anche nella tempistica. Sappiamo bene il momento difficile che sta attraversando l'economia e le nostre imprese. Tra l'altro quelli sono fondi sottratti al microcredito per le piccole imprese. Quindi vedere questi soldi così distratti a favore di una misura, seppur lodevole, però c'è necessità in questa fase storica di altro per la nostra economia. Quindi auspichiamo che questa proposta di legge venga ritirata al più presto e soprattutto che vengano ripensate alcune misure per le imprese, perché vediamo bene che in questi giorni purtroppo è stato fatto poco per la formazione professionale, per esempio, per l'accesso al credito. Non ci dimentichiamo che sulla formazione la Regione ha 90 enti di formazione che sono bracci operativi della Regione stessa, che vivono un momento difficile e che comunque sono sul territorio ad erogare servizi, ad erogare politiche attive del lavoro. Quindi auspichiamo che la Regione si concentri sulla propria struttura, sulle micro e piccole imprese che sono l'ossatura della nostra economia e che hanno un concreto e reale bisogno di vicinanza e di sostegno da parte dell'ente regionale. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri replica che vi è molta confusione e dice cosa c'entra una università come quella di Nico Romito con le attività di ristorazione a fronte dell'investimento regionale. Romito ne mette 6 volte di più, ma comunque ad oggi non vi è neanche la legge. Il progetto Romito è patrocinato dal Presidente della Repubblica, attenzionato dal governo ed è realizzato in collaborazione con 3 facoltà di medicina e si occupa di formare alla cura della cultura cucina, dei luoghi di lavoro e sofferenza, ovvero le mense delle fabbriche e degli ospedali, prosegue Sospiri. Un progetto che ha quale obiettivo? Anche quello di far mangiare bene i più umili, sempre che le forze datoriali abbiano ancora confidenza con questi ambienti. Tutto è noto e quindi la polemica è puramente strumentale. Insomma, conclude Sospiri, come al solito, piuttosto che aiutare le nostre eccellenze, addirittura le critichiamo in anticipo senza sapere. Siamo al pregiudizio.